Salvare i 112 posti di lavoro di uno stabilimento che fino a ieri sembrava in ottima salute. Domani i dipendenti dell'AkzoNobel sfileranno in corteo a Romano d'Ezzelino. Alle 14 è previsto un incontro tra sindacati e rappresentanti dell'azienda. Ogni anno questo stabilimento ha prodotto utili e nell'ultima ristrutturazione si è operato per un ulteriore miglioramento, tant'è vero che il rendimento di questo stabilimento è considerato migliore della media della redditività che l'AkzoNobel chiede che venga realizzato. Il 19 dicembre l'azienda è stata convocata in regione dall'assessore al lavoro Elena Donazan. Obiettivo: l'apertura di una trattativa che possa scongiurare la chiusura. Quello che non si riesce a comprendere è come mai nel momento che c'è una evidente problematica di mercato del prodotto che viene realizzato, la prima cosa da fare è tagliare sull'occupazione. Ci sono anche altre soluzioni e crediamo che mettere in discussione una parte delle attività nei vari stabilimenti per salvare in questo momento in Italia, in Europa, i posti di lavoro sia la prima cosa da fare.